Allora, abbiamo visto che Gell-Mann, con le sue manie di simmetria e le sue conoscenze di buddismo, che non c'entra niente, scopre l'ottetto, o gli ottetti, perché poi ci sono queste cose, valgono anche per altre particelle. Adesso noi abbiamo messo il caso più semplice, ma gli ottetti di particelle che fanno pensare a qualche cappio di simmetria che ci sia sotto. In effetti succede una cosa, per farla breve, poi andiamo a vedere anche la storia di due cupletti, che è anche quella molto interessante. Per fare in modo che questa simmetria evidente in questo grafico, che è solo una cosa grafica, però ci può far pensare che c'è un qualcosa sotto, il famoso zoo di particelle si può ridurre utilizzando una teoria appartenente alla cosiddetta matematica moderna. Chiariamo che cosa vuol dire matematica moderna. La matematica raggiunge il suo apice con l'analisi infinitesimale, roba del 700, mi pare, più o meno, 2 secoli fa, quasi tre secoli fa. Con l'analisi infinitesimale prevedi il moto dei pianeti, fa delle cose pazzesche, poi alle applicazioni ingegneristiche sono micidiali, arrivi a calcolare tantissime cose che l'umanità non sarebbe mai riuscita a fare senza quello. E il calcolo infinitesimale, l'analisi, è quello che si studia come argomento finale poderoso nel liceo, ultimo anno, si fa quello. Dopo questo enorme, gigantesco trionfo, la matematica ha poi fatto n altre cose, mica sono stati fermi 2 secoli, 3 secoli, i matematici. Poi hanno come caratteristica quello di studiare cose astratte senza un immediato ritorno. È come se giocassero alla settimana enigmistica, a giochini. Inventano delle cose che poi 2 secoli dopo magari vengono utilissime. Per esempio, i numeri complessi. Ci hanno ragionato un mucchio, ci hanno fatto tutta un'algebra che non serviva a niente. 2 secoli dopo, nell'elettrotecnica, i numeri complessi sono diventati un meccanismo importantissimo per semplificare i calcoli e per ragionare in modo veloce su tante situazioni. Lo stesso è successo con l'insiemistica, la logica, che è stata poi applicata ai calcolatori. Un secolo di studi sulla logica senza nessun ritorno pratico, e poi alla fine, metà del Novecento, escono i calcolatori elettronici e si utilizza a piene mani queste cose. Qui è successo l'ennesima volta una cosa analoga. Una delle cose che studiarono i matematici dopo l'analisi infinitesimale, quindi fa parte della matematica moderna, anche se di 2 secoli fa, è la teoria dei gruppi. La teoria dei gruppi è una cosa apparentemente abbastanza semplice e molto interessante, però ha tutto uno studio dietro mostruoso che io non sono mai riuscito ad approfondire più di tanto. Però so che si tratta di studio di operazioni che comportano, sono applicabili allo studio delle simmetrie. Il cubo di Rubik, per esempio, trasforma una configurazione in un'altra tramite dei movimenti, e può essere studiato con la teoria dei gruppi, per dire. E qui, in maniera che non conosco perché non ho mai approfondito, Gell-Mann, che evidentemente ci sapeva ingabbolare con la teoria dei gruppi, riuscì, tramite la teoria dei gruppi, a individuare quali erano le tre cose fondamentali, le tre sottoparticelle fondamentali che potevano produrre quel famoso esagono. Erano tre e non due. E non quattro, tre. Perché il gruppo studiato si chiama SU3, quello applicabile a questo benedetto esagono, prevede tre elementi. Tre elementi che, siccome non sono cose che non si vedevano in realtà, tu vedevi le particelle, risultato, componenti, composte da questi elementi, non riuscivi mai a vedere, poi vedremo anche perché, questi componenti interni. Però se questi componenti interni esistono per tirare fuori quella simmetria, questi sono da chiamare. Come li chiamiamo? Boh, gli venne in mente una cosa stupidissima che c'è su tutte le citazioni riguardo ai quark. Allora, lui chiamò quark
anzi, erano tre quark. Chiamò quark queste sottoparticelle perché c'era una frase in un romanzo di, non mi ricordo, James Joyce, mi pare, può essere, non mi ricordo. Lo trovate sul web, è una roba notissima. Una frase che diceva three quarks for Mr. Mork, faceva la rima, cioè poi su internet anche tutto il pezzo completo con tutte queste rime che finiscono sempre con quark, bork, dork, eccetera. Questi sono stati chiamati quark. E tre tipi, uno chiamato up, l'altro down, anzi chiamiamolo U minuscolo che vuol dire up, D minuscolo che vuol dire down, e S che è strange, sarebbe il numero di stranezza. Poi siccome up vuol dire su, down vuol dire giù, c'è una parola in inglese che lateralmente si può dire sideways, una maniera alternativa di chiamare il quark S è chiamarlo sideways invece che up down, però non vuol dire che le cose sono girate in su, in giù o di lato, è una cosa, è una convenzione. Fatto sta che ci sono questi tre sotto elementi che hanno le loro caratteristiche, che permettono di costruire con questi tre elementi, siamo di nuovo tornati al famoso io ho tre elementi con cui faccio tutto, in realtà poi ci sono anche i lettoni che sono tre, elettrone, neutrino e muone, però tre e tre sono sempre meno che lo zoo delle particelle elementari. Componendo questo fai il neutrone, fai il protone, fai tutte quelle altre particelle strane, fai anche i mesoni pi greco e i caoni k, per dire, tutto quello che è barione, che è più pesante, o anzi no, tutto quello che è adrone, cioè riguarda la forza forte, è fatto con i quark. E sui quark cosa si pronuncia quark, ovviamente, a notare che Gell-Mann ha inventato sta roba nel 64, ha preso il Nobel 5 anni dopo. Nell'81, quindi meno di 20 anni dopo, Piero Angela intitolò Quark la sua trasmissione divulgativa famosissima, che è sopravvissuta ancora adesso. Ok, l'ultimo passo, ah no, ecco, questo fino adesso può essere un giochino che mette in ordine delle cose che conosciamo, no? Ma esistono sti quark, tra l'altro c'è un problema, si chiama confinamento dei quark. I quark non si riescono a separare, a vedere. Mentre l'atomo è stato effettivamente diviso, l'atomo, il nucleo, perché gli elettroni basta togliere e c'è lo ione, ma il nucleo si riesce a dividere, c'è la fissione, c'è la fusione, c'è il decadimento, cioè i nucleoni del nucleo si riescono a vedere quando tu spacchi il nucleo, vengono i due frammenti. Si riesce a vedere che sono composti da i neutroni, i protoni, li vedi. Il singolo neutrone, il singolo protone, che è fatto di tre quark, non è che riesce a spaccare e vedere i quark. Il problema del confinamento è perché praticamente, immaginiamo, tu hai adesso non mi ricordo, mi dirò una stupidaggine, tu hai un nucleone, non dico se è un protone o un neutrone così non mi sbaglio, un nucleone che è fatto da due quark up e un quark down, c'hanno tra l'altro le cariche, nell'ipotesi c'hanno le cariche frazionarie, due terzi, un terzo, in modo che la somma algebrica delle cariche dà poi una carica intera, perché le particelle poi da fuori si vedono. Ecco, ci sono, per tenerli assieme, mentre tra neutrone e protone, per esempio, la forza che li mantiene assieme al nucleo è la particella pi greco, ipotizzata da Yukawa e poi scoperta effettivamente, chi tiene insieme i quark all'interno di un nucleone o di una particella di quelle altre strane, nell'ipotesi di questa teoria è stato chiamato gluone, G minuscolo mettiamo, dal termine glue, che in inglese vuol dire colla. Il gluone è la particella che tiene insieme questi quark. E questa è la forza forte, la forza nucleare forte, che è ancora più forte della forza che tiene assieme i nucleoni all'interno del nucleo. La forza forte
che si comporta in maniera strana rispetto a come siamo abituati nel mondo macroscopico. Se tu provi a separare queste cose, la forza con cui vengono tenute assieme questi quark aumenta invece che diminuire quando aumenta la distanza. Diventa talmente forte che alla fine preferisce, in caso di urto, la coppia di quark tenuta insieme da un gluone, preferisce creare tramite assorbimento di energia che prende da chi l'ha colpito, trasformare questa energia in materia e costruire un'altra coppia. Cioè, voglio dire, io ho questi due quark, supponiamo 2U, che vengono tenuti, si tenta di separarli. Quando la distanza è troppa, la forza è talmente forte che viene creata magari una U e una anti-U, due altri quark, e un gluone qui e un gluone qua, e vengono create due particelle invece che una. Piuttosto che farsi vedere da soli, i quark riescono a prendere l'energia che ricevono dall'urto che tenta di spaccare la particella, trasformando questa in materia e costruendo altre coppie o terni di quark al posto loro. Quindi tu non li vedi mai isolati. Ultima cosa, vediamo quanto manca, se ci stiamo ancora. Ultima cosa, succede questo. In questo simpatico modello a ottetto, il von Gell-Mann va avanti. Se guardate sul web ci sono delle descrizioni anche più dettagliate del proseguimento di questa cosa. C'è un disegno tridimensionale con una specie di piramide, di cui questo è uno dei piani. Gell-Mann va a inventarsi il decupletto, cioè questa cosa qua portata estesa porta a una specie di triangolo invece che esagono, in cui ci sono qui delle altre particelle che esistono, sono state rilevate, che sono le particelle delta maiuscolo, e qui viene fuori il posto per una particella a stranezza meno 3, che però non è ancora stata rilevata. Allora qui è successa una delle cose che ogni tanto succede in fisica: la teoria inventa una cosa, una costruzione che però, cioè, quadra parzialmente con i dati che si hanno, però prevede altre cose che non si sono ancora viste. Come è successo con la relatività generale prevede che la luce venga deviata dalla gravitazione, però succede sta roba. Eppure la teoria sui calcoli porta a quella. Anni dopo, l'eclisse di sole famosa, non so se nel 1900 19, non mi ricordo, o più tardi ancora, vede queste stelle attorno al Sole che non sono nella loro posizione, quindi conferma la teoria. Qui è successo lo stesso: una particella che era stata ipotizzata col nome di Omega e si trova, dunque, si trova qua, non mi ricordo che carica potesse avere, boh. Ah, la carica è il meno, Omega meno. L'omega meno, non accompagnata da un omega più, nella teoria prevede solo questo, un puntino qua, non c'è un omega più dall'altra parte, viene poi scoperta pochi anni dopo, cioè aumentando l'energia degli acceleratori, puff, si vede questa particella con la massa che aveva previsto la teoria, la carica, tutto quanto. Stranezza meno 3, perché si trova nel famoso schema che vi ho fatto prima, si trova spostata di tre posti verso sinistra rispetto alla stranezza zero della coppia neutrone-protone. Quindi dagli ottetti tiriamo fuori anche i decupletti e scopriamo che questa teoria, che prevede questi tre mattoni fondamentali che si chiamano quark, con i loro gluoni per stare assieme, questa teoria evidentemente funziona, c'è qualcosa sotto e ci permette finalmente di tornare a una situazione in cui, invece di avere lo zoo delle particelle, ci ricomprimiamo con tre quark
poi ci sono i gluoni e poi ci sono anche i leptoni, che sono rimasti quelli che erano, ma pochi. E questa, vedremo poi un momento, un'ultima inquadratura, è quello che attualmente viene chiamato modello standard, che prevede, diciamo, l'organizzazione della materia, dell'energia e delle forze in gioco la più semplificata possibile, che non richieda lo zoo di particelle oppure le centinaia di elementi come succedeva nella chimica, o le migliaia di sostanze dei tempi degli alchimisti. Ultima video lezione, modello standard. Via!